buongiorno a tutti, noi siamo l'associazione dei bandierai dei quattro quarti dell'Aquila. Siamo un'associazione sportiva e affiliata all'ACSI e riconosciuta dal CONI. E siamo oggi qui per rappresentare il Giro d'Italia, una tappa importante per la nostra città, per il nostro capoluogo, che oltre al Covid che ha colpito tutto il mondo è stata colpita purtroppo nel 2009 dal terremoto. Noi siamo un'associazione nata subito dopo proprio a voler rappresentare la resilienza, la resistenza degli ragazzi aquilani, della giovinezza, e quindi il nostro motto infatti è Per aspera ad astra, quindi attraverso le asperità puntiamo alle stelle. Siamo un'associazione che rappresenta i quattro quarti dell'Aquila con i colori, le usanze e le tradizioni. Qui potete vedere una piccola rappresentanza di tamburi che rappresentano il bianco di Santa Maria, le chiarine con gli strumenti araldici qui alle mie spalle, potete vedere sono di colore verde, quindi di San Giorgio, e poi io indosso il colore di San Pietro e San Marciano invece sono i colori gialli in fondo. Questi sono i colori dei quattro quarti dell'Aquila che ha fondato e hanno costituito la città. Ad oggi siamo un'associazione che si occupa di riportare la cultura e la tradizione all'Aquila attraverso dei progetti nelle scuole, attraverso dei progetti nei campi estivi e nei centri di aggregazione giovanile. Oltre a questo collaboriamo con il comune e con le istituzioni al fine proprio di riportare e di far riscoprire questa usanza attraverso lo sport per noi importantissimo che è la bandiera. Allora, adesso vi presentiamo uno ad uno i membri del gruppo, partendo dal nostro carissimo Andrea, detto Bubu. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, piacere. E che dire, i Bandierai dei Quattro Quarti sono un'associazione di aggregazione e di rievocazione storica, ma non solo, anche di attività motoria. Abbiamo ragazzi di tutte le età, ma sicuramente già l'ha detto anche Luca, perché è il nostro punto di forza. È bellissimo fare questa attività. Nel corso del tempo si può imparare a suonare il tamburo, la tromba o a fare attività con la bandiera. Un saluto a tutti. Adesso invece vi faccio scoprire uno dei ragazzi membri dell'associazione, una ragazza giovanissima che ha iniziato quando aveva solo 7 anni. Adesso è una delle bandiere più brillanti del gruppo. Vi presento Giulia. Giulia, dici com'è stare nella nostra associazione? È veramente molto bello, è anche molto insegnativo, perché soprattutto ti diverti, stai con gli amici, ma non è una cosa molto rilevante. È semplicemente bellissimo. Sono contento di questo. È una cosa che, come vi faccio vedere, è proprio un'aggregazione. Gli adulti stanno insieme ai bambini. Tutti insieme cerchiamo di riportare questa antica usanza aquilana. E adesso per ultimo vi presento l'allenatore, il nostro coreografo dei tamburi e dei musici, Jacopo, che ci illustra come ha studiato le canzoni e quali sono per lui le cose importanti dell'associazione. Buongiorno, sì, mi chiamo Jacopo e sono io il responsabile per quanto riguarda le coreografie, per quanto riguarda i musici, ma anche e soprattutto l'allenamento dei tamburi e poi naturalmente le musiche da poter poi riportare nelle coreografie. L'allenamento non consiste solo a saper suonare, ma soprattutto coordinazione motoria, visiva, a tempo di ritmo, al passo, quindi coordinazione viso-spaziale e soprattutto poi fiducia nei compagni, perché come sempre le coreografie non sono fatte in singolo ma riguardano una squadra, quindi riuscire comunque a coordinarsi sia con il proprio strumento, con i propri compagni e naturalmente il tutto cercando sempre di osservare il tutto a tempo di musica e anche con le bandiere. Grazie Jacopo, grazie a voi, un saluto dall'Aquila e come sempre per aspera ad astra.